Ieri sera mi sono visto il film su Cristiano Ronaldo e da questo film ho estrapolato tre punti salienti che a mio avviso rappresentano delle vere e proprie lezioni di vita da parte del calciatore più forte del mondo. Nella descrizione del video trovate il link per guardare il film in streaming sul web. Primo punto, la visione. Cristiano Ronaldo nel film dice che già quando era piccolo sapeva che sarebbe diventato un calciatore professionista. Tanto che all'età di 12 anni ha lasciato la famiglia sull'isola di Madeira per spostarsi a Lisbona, dove ha firmato un contratto con lo Sporting. La visione, quindi quello che vogliamo diventare, quello che vogliamo essere, è la cosa più importante da avere. Ci sono tantissime persone che non sanno proprio che cosa vogliono fare nella vita, non sanno che cosa vogliono essere, quali obiettivi vogliono raggiungere. E questo li porta ad avere un costante conflitto con se stessi in quanto si sentono sballottati a destra e a sinistra dagli accadimenti della vita. Sia che vogliate fare il calciatore, sia che vogliate fare il medico, avere un obiettivo ben preciso nella vostra mente è importantissimo, perché se non sapete cosa volete, come fate ad ottenerlo? Secondo punto, hai bisogno dei problemi per crescere. Cristiano Ronaldo è molto chiaro su questo punto durante il film e dice che se non avesse avuto tutti i problemi che ha avuto durante la sua carriera, partendo fin dall'inizio, quando appunto da bambino ha dovuto lasciare la famiglia, oggi non sarebbe il Cristiano Ronaldo che tutti conosciamo. Nel film Ronaldo dice che oggi tutti lo vedono guidare macchine sportive e vestire vestiti di lusso, ma che nessuno si ricorda di quanta fatica ha fatto e di quanto ha sofferto per arrivare al livello a cui è oggi. Quindi importantissimo prendere sempre qualsiasi cosa capiti nella nostra vita, anche le cose negative, come un qualcosa che ci faccia crescere. Bisogna sempre trovare il lato positivo in qualsiasi cosa. Terzo punto, farsi ispirare dalle persone che sono migliori di noi. Nel film Cristiano Ronaldo spiega che nel periodo dal 2009 al 2012, quando Lionel Messi per ben 4 anni consecutivi gli ha fregato il pallone d'oro, Cristiano ha pensato per qualche momento di adagiarsi un po' sugli allori, dicendo che alla fine era un ottimo giocatore, i tifosi del suo club lo amavano. Poi però ha trovato la forza dentro di sé per prendere ispirazione appunto da Lionel Messi e dire: no, non ci sto, io devo essere migliore di lui. E da lì è partita la sua infinita crescita che lo ha portato a vincere altrettanti palloni d'oro. Avere ben preciso il proprio obiettivo, trovare il lato positivo anche nei problemi, farsi ispirare dalle persone migliori di noi. E come ha detto Ronaldo nel film, quando fai un lavoro che ti piace, che ami, non è più un lavoro. Now!